mondo composto da Oliva. Il campionato promozione Kenwood si è chiuso con una gara di anticipo sul calendario della serie, con la vittoria di Gianni Russo e della Renault Clio Williams preparata dall'Autorel di Piacenza, nel 16° rally Città di Messina. Il giovane pilota di Torino ha conquistato la matematica certezza del titolo grazie al ritiro in gara dell'unico avversario ancora in grado di impensierirlo, Romeo Deila. Si è conclusa così, nel modo forse più inatteso, ma anche più logico osservando l'andamento della serie, il campionato promozione Kenwood, che dalla prossima stagione sarà completamente dedicato proprio alle vetture di F2, categoria alla quale appartiene la vettura di Russo. Solamente due dei protagonisti del campionato, Deila e Russo, si sono presentati al via della gara dello stretto per giocarsi le possibilità di aggiudicarsi il titolo. Non iscritti i vari Zucchetti, Battaglin, Gregis, Dalla Villa ed altri. Al via sono anche mancati Guizzardi e Zumerle, anche loro ormai fuori lotta per il titolo. Quasi tutti i big in gara invece nel gruppo N, con Griotti a doversi difendere dagli attacchi di Sottile e Bandierini. D'accordo, mancano ormai pochissimi secondi alla partenza, per appunto il presidente della regione siciliana Franco Martino. Uno, ripeto, composto da Deila, Giachino, partita la mancia della KS, prima vettura alla partenza. Bene, grazie, adesso parleremo ancora anche con te, dato partito la linguaggio numero 2, ripeto, Ludovico Fazzitelli assieme a Galliani. Ovviamente lo sport guarda con fiducia. Le prime prove, tutte sui Monti Peloritani, vedono subito il duello tra Russo e Deila. Ad aprire le ostilità è proprio Russo, che nella prima stacca di 2 secondi Deila, capace comunque di rifarsi subito nel secondo tratto cronometrato. Alla partenza del suo equipaggio numero 4, composto da... Il pilota della Deltona preparata da Balbosca attacca a fondo e nelle prime 5 prove speciali riesce a mettere tra sé e il suo avversario diretto 10 secondi. Spalle nel gruppo N e nell'assoluta è Sottile a guidare il gruppo, seguito da Griotti, Bandierini e Briguglio. Più indietro segue anche Tramontana, allontanato dal gruppo dei primi da 30 secondi di penalità presi ad un controllo orario. La gara si conclude virtualmente sia per l'assoluto che per il gruppo N nella prova numero 6. Deila, sempre all'attacco, mette 2 ruote fuori strada, urta e prosegue, ma dopo 2 chilometri perde una ruota e tutto il gruppo sospensione.
Per il piemontese la corsa è finita ed anche il campionato che l'ho visto spesso protagonista e spesso fermo. 5 ritiri su 6 gare disputate. 2500. La prova è decisiva anche tra le vetture di produzione. Sottile, fino a quel momento splendidamente al comando, deve ritirarsi per la rottura del motore, dando via libera anche per il campionato a Daniele Griotti. Nella prova si ferma anche Fassitelli con il differenziale della Opel Astra rotto. Nella seconda metà della gara, Russo, pur amministrando il vantaggio su Griotti, continua a rimanere protagonista, realizzando lo scratch in altre 2 prove. Dietro Griotti, ormai sicuro della vittoria nella serie in gruppo N, contiene prima il ritorno del messinese Briguglio, ritiratosi nella prova 8, e quindi osserva da lontano il duello per la terza piazza tra Bandierini e il rimontante Tramontana. Fino alla fine non cambia poi niente. Russo e la brava Pistarino volano verso il primo successo stagionale. Concludono con 2 minuti e 10 di distacco su Daniele Griotti, che con la Ford Escort Cosworth della Meteco, scuderia anche del vincitore, vincono il gruppo N. Alle spalle dei due si piazzano quindi Bandierini a 4:25, Tramontana a 4 minuti e 49, D'Innocenzo quinto a 5 minuti e 34 e quindi Caranna, Oliva, Zamparini e Luzzati. Per Gianni Russo e per la Renault Clio Williams arriva quindi il meritato trionfo al termine di una stagione che li ha visti sempre in prima fila. La vittoria dell'equipaggio e della vettura dell'Autorel di Piacenza non è certamente stata casuale. Sia il team che il pilota hanno infatti affrontato la serie con estrema professionalità, basando la loro partecipazione al campionato su un programma serio e continuativo. Russo è stato l'unico, forse fatta eccezione per lo sfortunatissimo Deila, ad aver ragionato per obiettivi, puntando prima alla vittoria tra le F2 e poi a quella nell'assoluta. Un programma chiaro, supportato in maniera perfetta da una vettura che dalla prossima stagione sarà la protagonista da battere nella serie. Un discorso identico vale anche per Daniele Griotti, che senza la sospensione patita per il ritiro della patente a metà stagione, avrebbe già chiuso in largo anticipo il discorso tra le vetture di serie. Ora il campionato promozione Kenwood vola verso il San Marino per una gara strana, valida tra l'altro per 2 campionati, il promozione e il tradizione terra, già matematicamente assegnati.
La stagione promozione 94 sarà comunque ricordata per aver avuto un vincitore diverso per ogni gara e per le occasioni mancate da tanti, che con un programma solamente un po' più ampio avrebbero potuto dire la loro nella corsa al titolo. Marco Messina, torneremo magari più tardi ai commenti. Bisogna salutare Titi Paggio, abbiamo salutato Russo Pizzarino che hanno vinto la gara, hanno concluso la prova. Sì, poi dopo una vittoria così, grazie da dire sono tanti, a cominciare dall'Autorail Sport che rappresenta la Renault Sport in Italia, che mi ha fornito una Renault Clio davvero fantastica, tutti i ragazzi dell'Autorail che per tutto l'anno hanno lavorato in maniera incredibile, poi la Meteco Corse, la mia scuderia che mi segue già da anni, che mi ha permesso di affrontare questo campionato, e poi tanti, tanti che non vorrei dimenticare, il mio amico Piercarlo che mi ha seguito da tanti anni e a cui devo molto, e poi Mauro, il capo della tifoseria, e chiaramente condivido tutto con Lucia, la mia navigatrice. Insomma, grazie da dire, sono davvero tanti.